Mi chiamo Bertoldi Bruno, classe 1918, 98 anni compiuti il 23 ottobre di quest'anno. Io sono un Nimmi, non faccio parte dei deportati perché ero un militare, ero un autiere della divisione Acqui, fui arruolato a Bolzano nel 1937, destinato al comando della divisione che doveva andare in Grecia il 1939, e nel 39 fui portato in Albania. Sbarcammo a Durazzo, io ero al comando della divisione Acqui come sergente, sottufficiale, comandante dell'autodrappello della divisione. Però eravamo pochi autisti e quando capitava durante i servizi di giorno, di notte, di spostarsi, mi chiamavano sempre e io ero sempre presente. Comunque feci parte del comando della divisione, sbarcammo a Durazzo, ci fecero proseguire lungo la costa del mare Ionio fino a Valona. A Valona il comando fu deciso che dovevamo andare lungo il litorale del mare Ionio e là ci sistemammo al fronte. La località si chiamava, adesso non mi ricordo più, porca loca. In questa località la divisione passò tutto il periodo della campagna della Grecia. Quando i tedeschi scesero dalla parte della Macedonia, andarono a Atene, noi lassù sul fronte avevamo i greci ancora contro, i greci si ritirarono, noi avanzammo e arrivamo a Santi 40, Porto Edda. Porto Edda fu battezzato da Mussolini perché aveva la figlia che faceva la Croce Rossina sulla nave ospedale, comunque Porto Edda. A Porto Edda ci fermarono e decisero che la divisione Acqui doveva andare a presidiare le isole ioniche. Le isole ioniche sono 5, Corfù, Cefalonia, Dante, Itaca. Noi del comando da Santi 40 a Porto Edda fummo destinati a Corfù. Sbarcammo a Corfù passammo circa 8 mesi. Poi il comando supremo decise che la divisione Acqui, il comando di Corfù, doveva spostarsi a Cefalonia. Nella primavera del 41, 42, 43, aspetta, sì, nella primavera del 41 il comando si spostò a Cefalonia. A Cefalonia noi là facevamo una vita tranquilla, di guerra non se ne parlava, perché eravamo fuori isolati nelle isole. A un certo momento, nel 43, agosto del 1943, entrò nel golfo di Cefalonia, di Argostoli, una nave con bandiera uncinata e sbarcarono due battaglioni di granatieri di fortezza. Questi due battaglioni erano circa 1200 militari, però erano armati fino ai denti. Avevano sbarcato anche sei semicingolati, quei cannoni poggiati sui cingoli. Là incominciò loro, noi incominciamo, eravamo amici, appena sbarcati si familiarizzava. In un certo momento succede la storia di Mussolini e dalla sera alla mattina siamo diventati nemici. Allora, con la scusa di essere nemici, i tedeschi pretendevano da noi italiani che la divisione, perché noi eravamo 11.500 militari,
compresi 520 ufficiali con due generali, e avevamo armi e munizioni per 5-6 mesi. Trovandosi sull'isola con 1200 tedeschi e noi essere con una forza molto superiore, non volevamo dare le armi. A noi ci sembrava di essere i padroni dell'isola e di vivere là per il momento. Però continuarono a trattare per 5-6 giorni il comando tedesco col comando italiano. Quello tedesco pretendeva le armi, quello italiano diceva no, prima di darti le armi noi stiamo qua. A un certo momento, dopo 5-6 giorni, fu deciso, tramite una riunione che fecero con i capitani, fu deciso che di combattere per non dare le armi. Allora, una mattina, il 15 di settembre del 1943, nel Golfo di Argostoli entrarono tre zattere che venivano a portare rifornimento a quei tedeschi che erano sull'isola. Noi avevamo degli ufficiali che erano un po' esaltati, forse cercavano la famosa medaglietta, la promozione. Questi capitani si chiamavano, uno era Polonio, uno era Pampaloni e uno era il capitano Bianchi. Avevano posteggiato tre batterie lungo il corso, avevano, la sera prima si erano incontrati con il generale per mettersi d'accordo, però il generale non era d'accordo di combattere. Sarebbe stato più opportuno cercare di andare d'accordo con i tedeschi, perché loro ci avevano promessi che ci avrebbero portati in Italia come prigionieri. Però questo non, il capitano là non lo ascoltò. Quando vide e seppe che stavano entrando queste zattere lungo il mare, dal mare, per portare i soccorsi e aiuti ai tedeschi, il capitano Apollonio diede ordine alle tre batterie di caricare e sparare. Le batterie spararono, affondarono due zattere, una riuscì a scappare, però da quel momento sopra Cefalonia fu l'inferno, perché nel pomeriggio di quello stesso giorno, verso le ore 3, 2:30, sopra di noi si presentò una squadriglia di circa 30 Stukas e nel giro di due ore massacrarono tutta la città. Fu tutta in fiamme, perché loro sapevano i punti sensibili dove erano i comandi italiani. Però noi prima avevamo già pensato di evacuare la città, eravamo tutti sistemati fuori per i paesi, però loro distrussero lo stesso la città. Da quel momento noi incominciamo a combattere contro i tedeschi. I tedeschi continuarono a avere rinforzi, perché ormai nella Grecia loro avevano campi d'aviazione, gli italiani si erano arresi a loro, e noi che resistevamo sulle isole ioniche era solo la divisione Acqui. Abbiamo combattuto per 7 giorni. I primi due giorni i nostri soldati hanno avuto anche sono riusciti a fare anche dei prigionieri, però dopo le cose si cambiarono, si invertirono, perché loro ogni giorno continuavano per tutta l'isola ad arrivare ai rinforzi. E nel giro di due o tre giorni si trovarono con un numero molto superiore a noi, e dopo 7 giorni abbiamo dovuto buttare su bandiera bianca. In questi famosi 7 giorni morirono circa 1200 soldati in combattimento. Il generale, visto ormai che non si poteva più farci resistenza, decise di cedere le armi. Allora io in quel momento la divisione era comandata da due generali, il generale Gandin era il comandante della divisione, il generale Ghezzi era di brigata, era quello che ero al comando io insieme a lui,
comandava le fanterie, quelle che di combattimento, le truppe di combattimento. Decisero di buttar su la bandiera bianca e da quel momento fummo cerchiati dai tedeschi. Nel comando che noi avevamo, che si chiamava il posto dove vivevo io con il generale che facevo l'autista in quel momento, era Coccolata, era un piccolo paese fuori da Argostoli di circa 7 chilometri. In questo paese però il generale non volle restare perché pensava che bombardando, sapendo che c'era il comando, bombardando per la popolazione, e decise di ritirarsi. C'era una tenuta di un signore che si chiamava Casa del Dottore, e il generale decise di mettersi là. Era a circa 500-600 metri distante dal paese, isolata, e noi ci eravamo trovati là dentro. I combattimenti durarono 7 giorni. La mattina del 21 decisero di mettere su bandiera bianca. Io alla mattina, quella mattina stessa, avevo portato il generale nel suo comando. Lì dentro erano circa 15 o 16 persone, perché era il generale, l'attendente, un tenente colonnello, perché avevano anche gli attendenti loro, avevamo 2 o 3 telefonisti, altri 2 ufficiali, insomma circa 15 o 16 persone dentro questa casa. Io però, quando portavo il generale alla mattina lì in questa casa, non stavo mai dentro perché avevo sempre paura degli aerei, e fatto il mio servizio mi ritiravo fuori, mi nascondevo in un posto, c'era un muro, e mi mettevo dietro questo muro circa 50-60 metri distante dal comando. Quella mattina là, che decisero di mettere sulle armi, portai il generale alle 7:30 in comando, io mi nascosi dietro quel muro, verso le 10 decisero di mettere su bandiera bianca e lui chiamò: chiamate l'autista che prenda la macchina che scappiamo. Perché cosa succedeva? Io la macchina, siccome passavano gli aerei bassi e vedevano la mitragliava, la nascondevo sotto gli olivi. E per nasconderla dovevo lasciarla da quel posto circa 150 metri distante, e erano degli olivi, la mettevo là sotto e era nascosta. Quando il generale si accorse, perché i tedeschi in combattimento avevano dei piccoli mortai da 40 mm che al posto di adoperare le bombe a mano, perché quelle non le erano capaci di lanciarle così, adoperavano questa arma, questo mortaietto, e mettevano dentro questi proiettili e arrivava. Noi, quando il generale si accorse che arrivavano questi proiettili là, pensò che eravamo già circondati. Allora dice: prendilo, chiamo l'autista che scappiamo. Dove voleva scappare non lo so, perché eravamo su un'isola. Per scappare da una parte o da, ormai eravamo presi dentro tutti. Comunque io uscii da questo muro di nascosto, dove ero nascosto, e come feci una decina di metri, saltò fuori dall'altra parte della strada una pattuglia di tedeschi, cioè 3 erano. Quelli che avevano quel famoso mortaietto che bombardavano erano 2, uno portava il mortaietto, uno portava le cassette di munizioni. Quell'altro davanti aveva il machine pistole, puntato così, e venivano avanti. Come io li ho visti, ho alzato le mani, primo mestiere che ci fa, e ho cercato di avvicinarmi a questa pattuglia. Capivo per tedesco che quelli continuavano a dire: spara, coppalo, ma questo non aveva il coraggio di tirare il grilletto. E io mi avanzavo andando contro. Quando siamo arrivati a 5-6 metri, fa: ma tu capisci il tedesco, di dove sei? Oh, sono un trentino, uno dell'Alto Adige. Brutto porco italiano, mi hai anche sparato contro. Proprio parlato così, porco italiano, come si dice noi in Trentino, lo chiamiamo porco. Mi diede 2 calci nel sedere e mi dice: scappa. E da quel momento io ho smesso di essere militare. Perché quando lui mi ha detto scappa, io mi sono messo a correre, e mentre correvo attraverso le campagne
e sentivo il Massimo Pistole che cantava ogni volta che uno usciva dalla porta del bunker veniva ammazzato, e là li ha ammazzati tutti e io sono riuscito a scappare. Sono arrivato nel paese di Cheremies, che era dove avevamo dove si dormiva io e anche il generale aveva una villetta e io dormivo in una casa di famiglia greca. E arrivai là perché là era il mio destino. Quando arrivai là raccontai ai greci e mi dissero: tu non muoverti, te stai qua che noi ti teniamo nascosto, perché io avevo un po' di guardaroba buono, avevo stivaloni, scarpe, che facevo l'autista, 2-3 divise, e loro avevano bisogno di tutto. E allora pensavano: se noi teniamo qua questa persona, tutte le cose che lui ha dentro là rimangono qua. E quello è stato il primo scopo. Comunque loro mi presero, io rimasi là, gli raccontai la storia di quello che era successo là dove eravamo, mi misero in una cantina, e io: tu stai qua e noi ti porteremo da mangiare, te tranquillo. Mi fecero un letto e io là rimasi una decina di giorni. E tutte le mattine mi portavano da mangiare, mi trattavano benissimo, e nascosto. La mattina quello che mi porta da mangiare mi dice: sai Bruno che ieri è passata una pattuglia tedesca qua, ha messo fuori una cartella che se non si presentano gli italiani nascosti bruciano il paese. Allora io ho detto: io guarda, a me mi dispiace, prendimi la mia divisa, portamela qua, io mi ti lascio i tuoi vesti da borghese e mi vado a presentare al comando tedesco. Così feci. Loro non volevano, ma stai qua, che... No, avevo paura, perché per me bruciare un paese non ne valeva la pena. Mi presento, ormai fucilare non mi fucilavano più perché avevano smesso, e così feci, mi vestì da militare, misi la mia divisa e mi incamminai, erano 6-7 chilometri da fare a piedi. Arrivai in paese, là era tutto distrutto, bombardato, e mentre mi stavo guardando intorno mi vidi un ufficiale, un italiano che si chiamava un capitano Apollonio, che quello aveva aderito, era stato preso dai tedeschi, era un perfetto bilingue triestino, e lui si salvò da questa matanza e mi vide e mi disse: ma cosa fai qua te? Come cosa faccio? E dove sei stato fino adesso? Oh, sono stato nascosto. Oh, ma adesso ti fucilano, ma va che non mi fucileranno più, ormai sono passati 7-8 giorni. Vabbè, allora cosa hai intenzione di fare? Mi presento al comando. Allora il comando della Marina, era un comando tedesco della Marina, mi insegnò dove era e io mi indirizzai al comando della Marina. Arrivai là, la sentinella tedesca mi chiese: perché adesso tornando con i tedeschi che erano sbarcati c'erano degli altoatesini, ma non uno solo, ce n'erano molti, e l'italiano quelli lo sapevano perché erano bolzanini che avevano optato per andare in Germania. E così feci anche quel famoso che io ero militare insieme a Verona, perché poi tornando era di Bolzano, che poi lui e i suoi genitori andarono di là, disse al comando che avevano un figlio che faceva il soldato italiano, vennero due borghesi, lo presero, lo portarono in Germania, lo vestirono da tedesco, fu mandato a fare la campagna di Russia e poi fu mandato in Grecia. E in Grecia mi si presentò davanti a me. Era quello che mi disse brutto porco. Ecco, io non lo conoscevo, non l'avrei riconosciuto perché aveva la faccia tutta sporca, perché loro quando erano in combattimento si camuffavano. Però lui si ricordava di me. E quando mi ha chiesto a me di dove sono, che si è assicurato che ero io, che mi ha detto scappa, e io sono scappato. Allora, da quel momento là, quando sono stato preso, che mi sono presentato ai tedeschi, mi hanno portato dove noi prima avevamo il comando di divisione, loro avevano il suo comando, perché il comando italiano ormai era sparito. Mi misero in una stanza eravamo una decina di italiani,
e tutte le mattine veniva un maresciallo con un foglio, un papiro là, che voleva che firmassimo. Perché oltretutto io ero nato in Austria, perché i tedeschi la prima cosa che ti chiedevano erano le paternità. E quando sapevano che io ero nato in Austria, battezzato là, mi dicevano: ma è possibile che tu devi essere così testardo, perché non vesti la divisa tedesca? E io non volevo più far guerra, ne avevo già abbastanza, e continuavo a ripetere che io non vestivo più, volevo essere prigioniero di guerra, Kriegsgefangene, basta. Allora a un certo momento questo maresciallo, visto che non combinava niente con me, mi disse: allora sai cosa fa? Il comando ha deciso che ti manderà in Grecia, perché l'isola era distante dalla Grecia. Poi quello che ti succederà nessuno lo sa, dove ti andrai a finire non si sa. Allora una mattina vengono: Bruno, prendi via i tuoi stracci, andiamo al porto. Mi portarono al porto, salì sulla nave. Prima che la nave partisse arriva uno di corsa: Zeruk, giù, vieni giù. Mi tirano giù, mi portano al comando un'altra volta: vuoi firmare? No, non firmo. Allora mi misero ancora in quella catabuia altri 2 o 3 giorni. La nave partì, andò a fondo, morirono tutti. Dopo 2 o 3 giorni lo stesso gioco, mi portarono al porto, su sulla nave. Cioè, la prima che parte la nave: allora hai deciso? No, io vado. No, vieni giù, un'altra volta. 2 volte, la nave anche qui là fuori a fondo. E terza volta mi mettono su e finalmente parto. E la nave è arrivata via. Ecco, sembra impossibile, perché non ero destinato a morire. Ma anche adesso, dopo tanti anni, qualche volta mi viene in mente. Allora, arrivato a Atene, mi misero un'altra volta in un altro campo di concentramento e là continuarono con questo papiro: firmare e vestire tedesco, e io niente da fare. Beh, un bel giorno mi misero su una tradotta e mi portarono a Leopoli, in Polonia. In Polonia, dentro quel campo lì, non c'era né da dormire, né baracche, si dormiva come le bestie, per terra, la notte, fuori. E a un certo momento, una mattina, eravamo là non so quanti giorni, ma una decina di giorni, arrivarono 2 ufficiali tedeschi, cercavano gente che era pratica andare con le macchine, perché allora autisti ce n'erano pochi. E io ero ormai finito, decisi. Dico: guarda, io rimanerò sempre prigioniero, però voglio mettermi in condizioni di poter almeno sopravvivere, perché in quel campo là pensavo là bisognava morire. Allora questo, aveva uno di noi qua che parlava italiano, un interprete, e io gli spiegai. E dice: noi abbiamo bisogno di gente che ha pratica per portare in un posto a fare manutenzione, però abbiamo bisogno di 4, ancora 4 ne cercavano. Allora io presi il nome e mi dissero: hai altri conoscenti? Hai altra gente qua che è capace di andare in macchina? E io dici: sì, ci sono degli amici. Allora presi uno di Tiarno, che si chiamava Ribaga, quello mi dice: vengo io. Un altro di Tione, che mi dice: anche me vengo. Perciò eravamo in 3, tutti e 3 dei 4 antichi. E l'ufficiale mi dice che ne voleva 4. E dico: beh, allora lì di là c'era uno che faceva l'autista, che te lo conoscevo. Dice: Bruno, vengo io con te. E allora gli chiesi all'interprete, e l'interprete mi dice: va bene, lo prendiamo anche lui, perché ne servono 4. Allora ci dissero che la mattina sarebbero venuti a prenderci. Vennero a prenderci la mattina dopo, ci misero sul treno e ci portarono a Minsk. Minsk è Ucraina, sì, Ucraina, in Ucraina. E là ci fecero scendere, ci misero in un... Era un campo, ma forse non era neanche un campo, perché avevano una baracchetta lì dentro con 40 persone, erano ebrei, tedeschi, polacchi e russi, e noi 4 italiani, perciò 40 persone, erano 5 o 6 SS col fucile,
e fuori il cortile era pieno di mezzi meccanizzati che avevano bisogno di manutenzione. E noi dovevamo fare questo mestiere. La mattina alle 7:30 le SS col fucile ci prendevano fuori, ci portavano in questo posto e là si lavorava quello che volevano farlo, quello che desideravano loro. In quel lavoro là ci dissero di lavorare, però se noi avessimo fatto sabotaggio, perché si poteva fare sabotaggio, nei motori mettere dentro porcheria, che poi invece di andare e fermare, ci avrebbero eliminati. Allora là per quello del sabotaggio non lo facevamo, lavorare si lavorava, avevamo la nostra baracchetta, ci avevano dato il posto di branda con un materassino, dovevamo curare la pulizia e tutto, però eravamo trattati come loro. Quello che mangiavano loro, mangiavamo anche noi. Quel giorno che non avevano niente da mangiare perché non arrivava neanche per noi. Là siamo rimasti circa 6 mesi, perché nel luglio del 45, no, aspetta, 43, 44 e 45, ostia. Quando venne avanti l'esercito russo, era l'estate, luglio del 44, sì, perché sì, del 40, 44. Là abbiamo lavorato 6 mesi. Quei 6 mesi che io ho lavorato là me l'hanno pagati 30 anni fa, mi è arrivato 2.500 euro per quei 5 mesi che ho lavorato in quel lavoro coatto, in quel deposito di automezzi. Mi arrivò due cheque da 1.500 euro, da 1.500 euro l'uno, che se ero vivo potevo riscuoterli e se no dovevano ritornare ad una banca svizzera che l'aveva emessa. Io ero vivo e me l'ho preso, perciò i tedeschi oltretutto mi hanno anche pagato quei 6 mesi che io ho fatto sotto di loro come lavoratore. A un certo momento l'esercito russo è venuto avanti nella primavera del 44. Sì. La primavera del 44 venne avanti l'esercito russo e i tedeschi scapparono. Allora, in quel deposito, il maresciallo che comandava ci disse: noi qui abbiamo l'ordine di portar via tutto perché ci ritiriamo, però voi altri la vostra sorte è segnata. Io dovrei ammazzarvi o dovrei fucilarvi, perché avevano l'ordine di non portar via. Però sto maresciallo era un po' anche lui, come da noi, tutti fascisti, ma 2 ore dopo nessuno era fascista, eravamo tutti comunisti. Là era uguale anche da loro, c'era della gente che pur essendo militari tedeschi con tutta la forza che avevano, però lui era contrario a Hitler perché aveva già capito che la guerra era persa e dice: io non ho il coraggio di fucilarvi. Vi lascio, quando voi altri avete fatto il vostro lavoro, che avete caricato la tradotta di tutti i materiali che noi qua portiamo via, che le SS si ritirano, fanno saltare tutto, voi altri io vi metto sull'ultimo vagone, quando il treno lentamente esce dalla fabbrica cercate di scappare e arrangiatevi. E così fece. Siccome i cari bestiame fuori esternamente hanno una traversa che si chiude la porta da interno, non puoi più aprirla, perché ecco, lui non la fece, la lasciò aperta, in modo che come il treno piano piano usciva da questo accampamento, noi saltammo fuori. Allora, quelli che tedeschi, polacchi, parlavano tutti la lingua là, loro se la sono cavata subito, perché sapevano come parlare. Noi 4 italiani, alla macchia. Siamo rimasti una decina di giorni alla macchia, camminavamo attraverso le campagne e una mattina ci svegliamo, perché ci dormivamo fuori sotto i cespugli, ci troviamo cerchiati da una decina di partigiani polacchi,
tutti col parabello. Noi alzato le mani, in Tagnaschi, avevamo il numero qua di Grieg e Fangener, e prima di un momento, in subito, io ho avuto problemi perché ero biondo e mi credevano tutto niemske, mi dicevano tu sei un tedesco caput, madonna qua mi ammazza, invece gli altri, ossia io ero neri, italiani, ma mi ero biondo, tutto riccio, e ogni volta che qualcuno mi si presentava tu niemske caput, perché loro ammazzavano tutti i tedeschi man mano che li prendevano. E io a piangere, ostia, inginocchiato, ma no, qua, Grieg e Fangener. Allora avevo il numero. Comunque me la son cavata. Ci presero tutti e quattro. Gli altri scapparono, noi eravamo rimasti in quattro, perché gli altri ormai si erano andati via, erano scappati. Ci presero, ci portarono a un comando russo. Comando russo. Ma voi altri, gli italiani, oh, maccheroni, chitarra, kirikiki. Queste sono state le tre parole che i russi ci hanno detto. Maccheroni, chitarra e kirikiki. Beh, maccheroni e chitarra. E il kirikiki da dove veniva? Allora, cosa succede? Là in Russia, tutti quei fuoriusciti italiani che sono scappati dal fascismo, Stalin l'aveva assegnati negli eserciti, li aveva messi come interpreti, perché avevano preso l'Armir, Stalingrado, avevano italiani, ce n'erano tanti con i tedeschi, come prima con l'Armir, perché dell'Armir di 300.000, 80.000 sono morti nella ritirata, e gli altri sono stati fatti prigionieri. E allora Stalin aveva provveduto anche per quello, per poter sapere e capire gli italiani. Questi italiani fuoriusciti antifascisti, che in Russia erano stati accettati, li avevano messi nei nostri concentramenti di prigionieri a spiegarci come era il comunismo, cosa dovevamo fare e tutte queste cose qua. Allora, là, con la famosa parola maccheroni, chitarra e kirikiki, abbiamo chiesto a uno di questi italiani, ma perché ci dicono kirikiki? Cosa vuol dire? Allora ci hanno detto a noi, voi altri la storia non la sapete, ma avevate Mussolini, un bersagliere nella prima guerra mondiale, aveva le piume, e le piume sono quelle delle galline, e loro avevano battezzati noi kirikiki. Comunque là mi presero i russi vicino a Minsk, e da Minsk a Mosca ci fecero andare a piedi. Allora durante questo tragitto uno di noi quattro morì, cioè non è morto, fu abbandonato perché non ce la faceva più a camminare. E allora il russo con la pistola, davai, ci ha fatto andare via, lui gli ha tirato un colpo e è rimasto là. Perché facevano così loro, non ti lasciavano soffrire. Quando non ce la facevi più, un colpetto e eri a posto. Siamo rimasti in tre. In tre siamo arrivati a Tambov. Tambov, un inferno. Là abbiamo trovato prigionieri dell'Armir, che erano stati fatti prigionieri nella famosa ritirata, erano là. Là dentro in quel campo c'erano francesi, ungheresi, bulgari, perché l'esercito tedesco combatteva tutta l'Europa, anche spagnoli c'erano. E là abbiamo vissuto in questo campo 8 mesi, sì. Ma morivano tutte le notti 15-20 persone, perché da mangiare non ce ne davano, la vita del campo era un inferno, le baracche erano sottoterra, scavate nel tuffo, perché sopra con le burrasche del freddo e la neve era impossibile vivere, e allora noi vivevamo là sotto. Avevamo i castelli, due, ogni castello dovevamo dormire in tre, e ogni tre avevamo una coperta. Allora uno dormiva con la coperta e gli altri due facevamo il cerchio, perché la baracca aveva 45-48 posti letto, cioè daghe sulla, e gli altri
quello che dormiva con la coperta su sul castello e gli altri due facevamo congresso insieme, circondati così, e ci riscaldavamo la notte col fiato come il bue e l'asinello, sì, perché il freddo era potente, non avevamo luce, acqua, niente, là dentro si viveva in quel modo, e fuori avevamo le fogne all'aperto, e là fu un inferno. Quelli che morirono, ne morirono diversi, lì morì un altro, il famoso Bonatta di Tione, morì poveretto mangiato dai pidocchi, perché eravamo pieni di pidocchi. Questo uomo poveretto, prima di morire, perché là avevamo nel campo un comandante che era una bestia, pretendeva due volte al giorno di fare la proverca, sarebbe come la conta. Allora cosa succedeva? Che per uscire fuori con quel freddo, anche gente ammalata, io questo Bonatta lo prendevo sulle spalle con la febbre e lo portavo fuori per essere contato, perché voleva vederci tutti in faccia. E dopo io lo portavo dentro, lo mettevo lì sulle assi e restava lì. Questo qua era diventato amico, mi dice: guarda Bruno, se te hai la fortuna, io qua ho detto muoio, però se te hai la fortuna di andare a casa, io a casa ho una moglie con un bambino che non conosco, il figlio era nato che lui era in Grecia. E allora dice: se per caso tu hai la fortuna di andare a casa, ricordati, vai a raccontare a mia moglie come se è morto, come sono morto. E così ho fatto. Sì. Io quando sono venuto in Italia, dopo che mi sono rimesso, dopo 6 mesi, ho incominciato a lavorare, perché quando sono rientrato, io avevo 28 anni, ero alto 1,80 m e pesavo 44 kg. Mi dovevano aiutare a camminare, la vista cominciava già a intorbidirsi, però non ero malato, avevo tutti gli organi sani. Forse, non so, io porcherie non ne ho mai mangiate, mangiavo rane crude, sì, quelle mi hanno salvato. Le pulivo, toglievo gli interiori, la testa e mangiavo la cruda così, olio, con le ossa e tutto. E dopo mi ricordavo di mia mamma che era un ragazzino, mi mandava a raccogliere i denti di cane, come se il tarasacco, ha un nome, tarasacco mi sembra, ecco. Quello, quando lo vedevo, lo prendevo, lo lavavo bene e mangiavo radici e foglie e tutto. Sì. Non so, sono riuscito a sopravvivere. Cioè, bah. Comunque io là, da quel campo, ci hanno fatto fare una quarantena, quei pochi che sono rimasti, ci hanno messi su un treno e ci hanno portati nel Turkestan, nella Russia asiatica, a lavorare il cotone. Da 30 gradi sotto zero a 30 gradi sopra. E là siamo arrivati il febbraio del 1945. Sì. Allora abbiamo piantato le piante di cotone, le abbiamo zappate e poi piano piano a ottobre stavamo raccogliendo. Chissà che il cotone è una pianta che è alta un metro e 50, 1,30 m e fa tutto fiocchi bianchi. Allora a noi, quando la donna che ci faceva da capa, ci davano la mattina 2 sacchi di juta e dovevamo raccogliere tutti questi ciuffi e metterli nel sacco. E dopo lei pesava e se avevamo raggiunto quello che loro è, ci davano un pezzo di pane in più, e se no, niente, pativi la fame. Allora, là una mattina eravamo fuori a fare sto lavoro, a raccogliere sto cotone, e vediamo in lontananza, perché là è come essere in un oceano laggiù, pianura, ci vedevi le montagne ma molto lontane, se no sono tutte pianure attraversate da canali di acqua. E anche là mangiavo rane io, prendevo le rane e mangiavo là. Comunque a un certo momento una mattina ci portano fuori, perché poi io mi bastonavano sempre, perché non volevo mai cantare bandiera rossa. Allora avevano un nervo, mi davano 2 o 3 stringate nella schiena perché non cantavo.
Niente, tirato avanti, arriva stamattina, siamo fuori a raccogliere il cotone e vediamo in lontananza uno che arriva a cavallo, perché là non vanno con le selle, si tengono nelle crine. E veniva a cavallo fuori nella campagna e gridava: Italiaschi, davai doma! Questa parola mi è rimasta qua come un disco, non sono più capace di cancellarla, forse quando muoio. Italiaschi, davai doma! Voi italiani andate a casa? A casa, ormai io era dal 1943 che non comunicavo più con nessuno, perché da quel momento che mi hanno preso prigioniero io non ho più potuto comunicare né con i miei né con i comandi, niente. Ho sempre dovuto combattere per sopravvivere. Allora, italiani, andiamo a casa. Allora ci portarono nel campo dove dormivamo, ci fecero prese con le quattro stracce che avevamo e ci incamminammo, perché da dove avevamo noi il nostro campo alla stazione di Tashkent erano 5-6 chilometri. L'abbiamo fatto a piedi. Durante questo tragitto abbiamo incontrato una schiera di giapponesi che il campo che noi lasciavamo lo occupavano i giapponesi. Guardate, perché i russi dall'altra parte, con il Giappone, che era il famoso patto d'acciaio, Giappone, tedesco e Roma, Berlino e Roma erano assieme. Allora i russi là in cima avevano preso prigionieri giapponesi e li stavano portando là a fargli quello che noi lasciavamo, il raccolto del cotone. Arrivati a Tashkent ci misero su un carro bestiame e piano piano questo treno incominciò a muoversi verso la casa, verso l'Italia. Però fu una disperazione, perché giù in quelle zone i binari, un binario solo prima di tutto. Allora questo treno proseguiva e a un certo momento si fermava su un binario morto per lasciar passare quello che doveva passare dopo. In questo frattempo, quando si fermava il treno, c'erano delle montagne di carbone. Sulle locomotive avevano due donne con il gerlo e quando il treno si fermava queste due donne, poverette, avevano il compito di riempire le gerle di carbone e portarle sul tandem e buttarle dentro. Avevano questo compito. Le donne, pensate. Comunque io sono montato sul treno il 13 ottobre del 1945. Ho viaggiato chiuso nel carro bestiame tutto ottobre, tutto novembre, fino al 17 di dicembre, senza mai farmi la barba, né lavarmi, niente. La barba mi era cresciuta fino qua, qua era tutta piena di pidocchi, e niente, ridotto in condizioni che quando mi hanno messo in piedi non ero più capace di stare in piedi. Avevo perso la forza delle gambe, gli occhi ormai si intorbidivano, perché per poco mangiare, deperimento organico. Però gli organi erano tutti sani, ossia. Non so io se sono state le rane a tenermeli sani o cosa, comunque cioè, ci hanno messo su questo treno e siamo arrivati la settimana prima di Natale a Bolzano, qua. Perché prima, adesso c'è un'altra cosa da dire, quando siamo arrivati a Vienna, Vienna a quel tempo era divisa in quattro, cioè i quattro belligeranti che avevano vinto la guerra si avevano presi un pezzo di città. Allora noi siamo arrivati sulla parte russa, i russi sono andati a chiamare gli americani e gli hanno detto: oh, guarda che là abbiamo una tradotta di italiani. Gli americani sono venuti a vedere, quando hanno visto le condizioni che eravamo hanno chiuso i carri e sono scappati via. Allora noi ci siamo messi a gridare con la poca forza che avevamo, perché ci pensava che ci dassero ancora i russi, che non ci volessero tenere. E invece gli americani si erano accorti nelle condizioni che eravamo e prima di prenderci hanno voluto disinfettarci. Allora cosa hanno fatto? Ci hanno messi in un binario morto. Dopo poche ore sono arrivati una squadra di gente con la tuta di amianto, sulla schiena una bombola, e con la pompa ci hanno riempiti di DDT.
ci hanno chiuso gli occhi, le orecchie, la bocca, ci hanno lasciato con due cose qua nel naso per respirare, e seduti lungo il carro bestiame ci hanno riempiti di zizi tutti come le mummie, tutti bianchi. E là siamo rimasti un po' di ore con questa roba addosso, e dopo, il giorno dopo, è venuta la commissione, hanno prelevato i pidocchi da lì, messi sui vetrini, e guardavano se erano morti. Quando hanno visto che sono morti, hanno detto: beh, adesso li prendiamo. Allora hanno chiuso i vagoni, ci hanno chiuso dentro, e da Vienna ci hanno portati a Innsbruck. Qua a Innsbruck ci hanno messi su un binario morto, ci hanno tirati giù, i barbieri in fila, tagliati barbe, capelli, via tutti gli stracci che avevamo, ci hanno vestiti con dei vestiti che si chiamavano urra, erano, poi mia mamma poveretta mi diceva che erano fatti di ortica, perché era roba autarchica. Ciò che continuavamo a far così perché non eravamo, davano soletto, fastidio. Tanto è vero che quando sono arrivato a casa la prima cosa la buttati via e me la metti. Comunque qua da Innsbruck ci hanno vestiti gli americani, dato da mangiare, e da lì abbiamo smesso di viaggiare sui carri bestiame. Gli americani ci hanno messo su un treno normale, siamo arrivati al Brennero giù a Bolzano erano verso mezzogiorno. In stazione avevano fatto come una specie di ambulatorio, erano tre dottori, avevano la macchina da far i raggi, una specie di interrogatorio, e qua ci visitavano, però quasi tutti, mi ricordo che li mandavano tutti a Merano, perché erano ridotti male. Merano era diventato un lazzaretto, tutti gli alberghi erano pieni di prigionieri che rientravano da qua. E io, quando arrivò il mio turno, mi visitarono, il medico là fecero una specie di consiglio e dissero: ma questo qua, non lo mangiamo all'ospedale. Oh, non stavo neanche in piedi. No, ma te non hai niente, te hai tutti gli organi sani. Sei deperito perché non hai mangiato, perché ti manca la forza. Però con gli organi non so, c'è tutto a posto. Noi, dove sei? Dove hai un ospedale? Allora dici: beh, io abito a Castelnuovo, un chilometro e mezzo c'è l'ospedale. Allora, beh, ecco, noi ti mandiamo a casa, te ti mettiamo in mano all'ospedale e quello ti curerà. Te piano piano devi tornare sano. Oh, mi mandarono a casa, però da Bolzano non è che mi dissero: vai a casa. Mi misero su un treno e mi portarono a Pescantina. A Pescantina c'era una commissione che voleva sapere dove eravamo stati, cosa avevamo visto, cosa avevamo provato, insomma una specie di interrogatorio. Lì rimasi due giorni, però quando io raccontavo queste cose che conto adesso, là quei signori mi dicevano: a noi queste non interessano. Allora ecco, se non mi interessano queste, cos'è che deve interessarti? Niente, comunque passò la storia, e dopo due giorni mi misero su un treno due ragazzi, due soldati, mi portarono alla stazione, mi misero sul treno e mi dissero: te adesso, quando sei a Trento, i ferrovieri ti devono aiutare a scendere. Vabbè, allora eravamo dei quattro, eravamo arrivati in due, perché uno morì durante la strada andare a Mosca. Uno morì mangiato dai pidocchi a Tambov, che era quello di Tione, e rimanemmo vivi io e quello di Tiarno. Allora eravamo in due, e là a Pescantina gridarono: Trentino e Toadige, fuori, che vi portiamo a casa. Oh, uscimo noi due, non ne eravamo altri. Allora ci portarono in stazione, ci misero sul treno, e Ribaga doveva scendere a Roveretto, perché a Roveretto c'era il trenino che faceva Arco Mori in riva. Dopo lui là prendeva la corriera e andava su al suo paese. Io invece a Trento dovevo scendere, prendere il treno della Valsugana e scendere a Castelnuovo. Allora a Roveretto Ribaga scese e se ne andò per i fatti suoi. Io arrivai a Trento, la stazione era tutta bombardata,
il treno che andava in Valciugana aveva un binario morto. E si mettevano lì sul binario e là ti aspettavi l'ora che partiva. E i due ferrovieri che mi aiutarono a scendere dal treno che veniva da Verona, mi dissero: adesso noi ti mettiamo qua. Quando il treno della Valciugana parte, diamo ordine a quei due che guidano il treno della Valciugana che ti aiutino a salire. Perché ero in mano di ferrovia, se no la gente, lui, non ci interessava nessuno. Mi ricordo che mi guardavano come un pietente, perché non ero capace di camminare, ero ridotto in condizioni pietose, magro, pesavo 44 kg. A vedermi lì seduto così per terra, qualcuno mi guardava e chissà cosa pensavano, perché quando mi hanno tirato giù dalla stazione di Trento, che mi hanno portato per aspettare il treno della Valciugana, non stavo in piedi e mi hanno appoggiato a una colonna che era lì con la tettoia tutta bombardata, tutto un mucchio di sassi, e io ero là così che aspettavo che arrivasse l'ordine che partisse il treno. In testa avevo un colbacco io, perché i russi, da là dove eravamo, ci avevano dato un colbacco perché ci si gelava dal freddo, e questo colbacco non ebbe il coraggio di prendermelo nessuno. I russi me lo lasciarono, gli americani, quando ci disinfettarono, glielo dissi e me lo lasciarono per ricordo anche quello, in modo che io là a Trento ero seduto appoggiato per terra così. Avevo sto colbacco russo con una piastra di smaltata qua rossa con la faccia martello. E ero là così, che aspettavo che venissero i ferrovieri a aiutarmi a salire. A un certo momento arrivano i due ferrovieri e fa: oh, il treno parte. Oh, ma mi dovete aiutare a salire. Allora mi presero, mi misero su. Allora le carrozze non erano come queste. Ogni scompartimento aveva una porta. Le carrozze erano di legno, non so se qua se c'è qualcuno che in realtà, perché io con 98 anni la vita l'ho provata, le carrozze erano di legno e ogni compartimento aveva una porta. Allora questi due ferrovieri poveretti mi prendono, dai che ti facciamo salire, mi prendono sotto le braccia, mi aiutano, perché allora non è come adesso che sono a livello, erano tre gradini da salire, tante così. Mi aiutano ad andare su, mi buttano dentro, io mi scendo giù davanti alla porta e resto là così. Parte il treno, era la sera, perché l'ultimo treno arriva al mio paese alle 9:30. Quando arrivo a Borgo Valciugana, là uno viene un ferroviere e fa: oh, svegliati! Beh, ero lì mezzo intondito perché come non avevo forza. E fa: siamo arrivati. Ah beh, oh, siamo, ma mi devi aiutare? Sì, ti aiutiamo. Ah beh. Allora ferma il treno a Castelnuovo Valciugana, è un paese che a quell'ora là non scende nessuno. Freddo cane, in dicembre, 1,80 m di neve, 10 gradi sotto zero. E quello apre la porta. Viene fuori il capostazione, perché lì aveva un fischietto, allora accende la luce, mette un timbro al macchinista e poi ciuf, il treno parte. E me, mi hanno aiutato a scendere, ma non mi ha tenuto fino a che sono arrivato in fondo. Al secondo gradino, qua, mi ha abbandonato e mi sono rovesciato giù e sono caduto per terra in un mucchio di neve. Sono rimasto là, a pancia in su così, col bacco a piangere. 10 di sera, 10 gradi sotto zero, un metro di neve, nessuno che passava. E dico: qua ormai muoio. Dopo tanto che avevo provato e sofferto, andavo a morire nel mio paese. Guarda che fatalità, mia madre poveretta diceva sempre: sono tutti i rosari che io ti ho detto. E vabbè, crediamo anche quella. Sì. Allora, là in paese c'è una trattoria, una. E c'è una segheria. Questa segheria lavorano quasi una ventina di lavoratori del paese e alla sera si trovano in questa osteria a giocare a carte. Fatalità, quella sera sono lì in quattro che giocano a 3-7 e i due che sono compagni, uno è il capo della segheria, quell'altro è un operaio. Il capo gli dice all'operaio: oh, ma te hai messo su le etichette su quei due carri che abbiamo caricato di legname in stazione?
E quello pensa, ostia, io no, mi sono dimenticato, allora sono ancora in ufficio, mi permetti di giocare a carte? Erano le 10 di sera, di gennaio, di febbraio, di dicembre. Smettono da giocare a carte, andiamo a prendere in ufficio le etichette e mettiamo su le etichette sui carri, perché domani mattina passa la locomotiva e prende e porta via. Quelli smettono di giocare, partono, vanno in ufficio, prendono le etichette, arrivano in stazione, uno sente me a piangere e gli fa quell'altro, ostia, ma qua intorno c'è qualcuno? E quello che dice, ma va, cosa vuoi che sia a queste ore qua? È qualche animale. E allora passano e vanno una cinquantina di metri in là a mettere su l'etichetta. Mettono l'etichetta, tornano indietro e mi sentono ancora a lamentare. Allora uno fa, lascia perdere, io qua devo guardare, c'è qualcuno qua intorno. Perché c'erano dei mucchi di neve, alla mattina il capostazione aveva fatto pulire il cortile, avevano ammucchiato la neve e io ero caduto in uno di questi mucchi. E ero là così, che piangevo. Quello prende i fiammiferi che fumava la pipa, accende un fiammifero, comincia a girare intorno a un mucchio. E io ero là, quando è passato quel fiammifero, lui non ha visto me, ha visto la faccia martello, qua, che era grossa così. E fa, ostia, che qua un russo! Madonna, e io ho capito, dico, ma un russo? Ma che scherziamo? Sono il fiolo di Bertoldi. Ma che Bertoldi, se ne è morto che le 2 anni. No, no, madonna, sono mio, altro che morto. Allora, pisa un altro fulminante, guarda, porco cane. E dice, dai, alzati, non sono capace di camminare. Allora, ti porto io, mi fa. Allora uno era un po' robusto, si chiamava Gildo, quell'altro, erano uno Guadagnini e uno Gildo, del paese là. E quello più robusto fa, mettiti a tracolla qua. Allora che ti porto io, perché andare dalla stazione, andare all'osteria del vapore, che sarà 500 metri, lui lo sa là. Sì. Allora io mi prendo a braccia collo di questo uomo, che era un po' robusto, e di dietro il piccolino mi teneva una mano qui sulla schiena per tenermi contro, per paura che mi ammolassi andare per terra. E mi portarono in paese lì mi sedettero su una sedia in mezzo, dopo 10 minuti era tutto il paese là. Sì. Mia madre non ebbe il coraggio di venire, no, venne a casa dopo, perché non mi conosceva neanche più. Da magro che ero ormai, ridotto in condizioni pietre. Invece mio padre riuscì a venire giù in pigiama. Sì, sì. E là finì la mia tragica avventura. Sì, sì. La morte l'ho vista diverse volte in faccia, sì. Però ho sempre avuto un coraggio di resistere, di non cedere. Non so, sono ancora qua. Fino che la barca va, la vela, dopo un domani, non so. Perché non è... Sì, sì. Io posso farle un'altra paio di domande? Eh? Posso fare un'altra paio di domande? Sì, come no? Una domanda è... Parla un po' forte perché non ho dietro gli aggeggi qua oggi. Se mi può descrivere il berretto, che cos'è che è? Questo? Questo sì. È il berretto delle autieri. Il distintivo è dell'esercito. Ah, questo è il berretto del 4° autocentro autieri di Verona. Perché allora nell'esercito non esisteva come adesso che ogni reparto ha le sue macchine. Allora avevamo dei concentramenti. Ogni regione erano chiamati autocentri, perché allora degli autieri eravamo molto pochi. Cioè, io ho fatto la patente sul 18BL, che era un camion che ha fatto la prima guerra mondiale, si metteva in moto con la maniglia, aveva gli stoppini per luce elettrica che non esistevano ancora le batterie, così. Io mi ricordo come fosse adesso, quando ci presero gli americani eravamo in condizioni pietose. Loro non guardarono niente, misero dei teli per terra qui a Innsbruck e riempirono mucchi di pane, scatolette di carne, cioccolata, sigarette, tutto buttato lì così. Là c'era della gente, dei miei amici, che gli vidi io prendere un pezzo di pane bianco, che erano 3 anni che non ne vedevamo più, un pezzo di pane bianco così,
continuare a carezzarlo e ridere e continuare a correre e cercare di poter addentarlo e non essere capaci. E cascavano per terra morti col filone di pane in mano. Pensate, cose neanche da raccontare, quello che si poteva vedere nella prigionia, una cosa pazzesca, specialmente in Russia. Oh. Quando eravate nei treni, quando eri nel treno e vi hanno lasciato in 40 nel treno, come avete bevuto? Cosa avete... Se vi raccontasse quello, una cosa impressionante. Sì, dai, nei vagoni cari bestiame, i russi erano un po' più grandi dei nostri, un po' più lunghi, e anche più robusti, erano di legno e avevano dei bulloni con le teste grosse così, che tenevano unite le assi. Allora internamente queste teste reagivano col freddo al caldo e noi, non avendo da bere, mettevamo a turno la nostra lingua contro le teste di questi bulloni per tenere la lingua fresca, per aiutare a sopravvivere alla sete. E se no, con l'urina bagnavo le labbra, con la mia urina bagnavo le labbra. Sì, sono cose che non... Mai, cari. Quando sono arrivato a casa, che mi hanno messo in mano all'ospedale di Borgo Valciugana, io dovevo 3 volte alla settimana presentarmi in ospedale. E mi tenevano curato, cioè mi davano cosa, mi davano giù, questo non lo so, perché i dottori che mi hanno curato sono morti ormai da anni. E quando ci ho impiegato 6 mesi per rimettermi. Dopo 6 mesi io ero perfetto, ero in grado di incominciare a lavorare. Ho incominciato a lavorare sotto la Edison quando hanno fatto la diga di Santa Giustina. 1946-1952 ho lavorato a Santa Giustina. Facevo parte di una squadra di montatori meccanici e io avevo anche una fidanzata, una ragazza poveretta che era 10 anni che mi aspettava, avevo anche voglia di mettere una famiglia. E nel lavoro che facevo io mi continuavano a spostare da una centrale all'altra per far manutenzione. E cercavo di trovarmi un posto da essere un po' fisso. E ho avuto l'idea di fare la domanda agli acciaierie di Bolzano. E quelli, come hanno saputo la mia storia, dopo 24 ore mi hanno detto: basta che ti presenti, prenditi una tuta e portati, e arrivati qua. E così ho fatto. Da Edison mi sono licenziato, che forse se fossi rimasto là, avrei anche potuto andare avanti, ma comunque io cercavo di trovare una sistemazione fissa. Niente, gli acciaierie di Bolzano mi presero, io incominciai a lavorare nel 1952 agli acciaierie di Bolzano e lavorai fino al settembre del 1977. Andai in pensione alle acciaierie di Bolzano. Oggi sono 38 anni che sono in pensione. Quando è che hai iniziato a raccontare la sua storia della prigionia? Quando? Hai iniziato a raccontare la storia della prigionia. Quando ho incominciato? Ma i primi tempi non potevo parlare, non si poteva parlare. Quando queste cose ho potuto dirle sono state dopo che è andato al potere Gorbaciov, che hanno aperto i scrini là, hanno incominciato i nostri giornalisti ad andare là e hanno potuto trovare i racconti di quello che noi stavamo dicendo. In Russia li hanno trovati. Allora qui noi abbiamo potuto parlare. E perché prima non si poteva? Ma chi lo sa? Ci dicevano che non servivano. Sì. E interessava dove eravamo stati, ma non come eravamo stati trattati. Ho capito. Volevano sapere i campi, i posti dove eravamo, però quando si parlava dei maltrattamenti, del modo come si viveva, questo non interessa. E non lo scrivevano quello? Non lo scrivevano quello? Ah, questo non lo so. Okay. Chiaro, in quei momenti là. Capisco. Parlare di scrivere, sì. Perché noi avevamo togliati in Russia. Noi eravamo togliati in Russia. Quando io ero là a Mosca, prigioniero, prima che mi portassero a Tambov,
Là è venuto anche Togliatti in un campo. Qualcuno ha anche reclamato perché non ci davano da mangiare, ci maltrattavano. Lui chiuse presto questo discorso e disse: cosa siete venuti a fare qua? Potevate starvene in Italia a rompere le palle ai russi. Queste erano le risposte, perché dopo lui è venuto in Italia, da là è venuto via, dalla Perù, è venuto in Italia. Però a Verona, quando io raccontavo queste, adesso queste cose qua, io quattro anni fa, sono stato chiamato a Roma, al tribunale militare, perché in Germania un tedesco si vantava che aveva ammazzato 150 italiani a Cefalonia. Si sono ricordati di me, sono venuti a prendermi e mi hanno portato là per vedere se io conoscevo questo tizio, perché loro pensavano che fosse stato quello che mi ha salvato me, e invece non era questo, questo era un altro, questo si chiamava Stork. Sì. Lui prima ha detto queste cose, poi l'ha ritrattate, e allora andavano in cerca di qualcuno che lo potesse conoscere, e quello io non lo conoscevo. Però quel famoso che mi ha salvato me, dopo lui, poveretto, è morto, perché i partigiani l'hanno attaccato. Quella compagnia che ha avuto l'ordine di fare, di proseguire la fucilazione dei 4.000 italiani a Cefalonia, quando sono passate le 24 ore, questi italiani, questi tedeschi sono stati presi in colonna per portarli ancora via, e attaccati dai partigiani sono stati quasi decimati, l'hanno distrutta sta compagnia, hanno ammazzato perfino il comandante. Sì. E là è morto anche questo che mi ha salvato me. Sì. La guerra, no ragazzi, è meglio che non ne facciano più da bravi. Sì, sì. Speriamo. Noi abbiamo combattuto per avere questa libertà, Leonello. Speriamo che siano capaci di tenersela. Comunque, un sopravvissuto, io sono uno di quelli. Sì. Grazie mille. Grazie tante, sei un angelo. Grazie davvero.